Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle. Buonasera. Collega... Gubitosa, comincio da lei. Il caro prezzi, il caro vita costringerà molti italiani a stringere un po' la cinghia per Natale. Guardi, purtroppo Brindisi è così. E dobbiamo ovviamente anche vedere che il governo sul caro prezzi è completamente immobile. Addirittura. Siamo alla seconda legge di bilancio di questo governo e con la scusa che la coperta è corta, purtroppo non c'è nulla per le imprese, non c'è nulla per i lavoratori. Da gennaio non ci sarà un euro in più in busta paga per nessun dipendente. E questa cosa della coperta corta, secondo me, è diventata anche una scusa, perché questa coperta è corta quando bisogna dare soldi agli italiani o alle imprese, però diventa larga quando bisogna spendere 13 miliardi di euro per fare il ponte sullo stretto, che noi riteniamo oggi non sia una priorità, con due guerre che stanno affliggendo ovviamente l'Europa e il mondo, e con questo caro prezzi. E aumentando la possibilità dell'aliquota IRPEF al 28% per lasciare più soldi in tasca agli italiani. No, abbiamo fatto molte cose, sicuramente si potrà fare di più. Propaganda... Compreso, abbiamo messo 7 miliardi per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, di in più che evidentemente se è un rinnovo qualcuno non li aveva fatti. Poi, per carità, io non voglio dire, nel senso la sinistra diceva che lo spread sarebbe schizzato, le borse crollate, e le agenzie di rating ci avrebbero bocciato. Lo spread è stabilmente sotto i 200 punti, avevamo preso 236. Le borse ieri hanno sfondato i 30.000 punti e potrei proseguire. Gli italiani non arrivano non alla dubbio, terza settimana del mese e parliamo di spread, di dissuasori di massa. O non ci beccate, parliamo, non siete competenti, o cercate di portare della sfortuna. Benzina. Ma parliamo grazie al cielo elettrica. La fortuna la portate solo parliamo voi, dello sconto italiani, delle accise che avete tolto facendo aumentare la benzina, poi non dello spread. Non vi piacciono, però sono misure concrete, perché ribadisco, giusto così, l'Eurozona ha un incremento del PIL dello 0,4, non è dello 0,7, chiaro. Giusto per dirne alcuni dati, poi dopo... No, e allora diciamo anche il dato che il Paese crescerà dello 0,5%. Non sia intemperante. Come si può intervenire per aiutare i cittadini? Si può intervenire cercando di aumentare le buste paga, ovvero tagliando il cuneo fiscale, ed è la manovra 10 miliardi che è stata inserita in finanziaria. Mi veniva però da sorridere, me lo consente, ascoltando Gubitosa quando parlava del tema del caro vita, ma voi che dovevate abolire la povertà, siamo qua oggi... A discutere, questa è una parlare. Cosa che... no, no, no. Attenzione, posso dire una cosa, Brindisi. Diciamo come stanno le cose. Avete governato facendo un debito allora, pubblico questo che è governo è alla seconda legge di bilancio e ancora pensa cose... Certo, quattro... perché ci sono 110 ma quando iniziano, miliardi di ma quando super bonus, iniziano a governare? Super bonus. Scusate, sono il Movimento allora, 5 Stelle. Caro Vita, hanno promesso in campagna elettorale... No, però se parlate uno sull'altro non si capisce niente. Però sono stato tirato in campo. No, no. Hanno promesso in campagna elettorale... Allora. Di eliminare le tasse sulla benzina, le accise, arrivano al governo e tolgono lo sconto che noi avevamo messo sulla benzina, sulle tasse sulla benzina. Due e due. Quindi io quello ovvio. Che dico è oggi vero che aumentano i prezzi, perché ci sono le guerre. Allora, ma se togli tutti, lo no, allora, sulla mozione benzina, d'ordine, Riccadonna come al solito quando ti dico così viene Gubitosa. Guardi Brindisi, anche su questo, a parte vabbè, oltre 10 anni fa quando il centrodestra già stava portando questo paese al fallimento, sempre con l'austerità nel 2011, non so se ci ricordiamo. Però, Il centrodestra già all'epoca il paese lo stava portando 2013 allo sfascio. Detto questo, cosa, non c'erano però, cosa fanno? No. Quando nel 2013 e chi era al governo c'erano già tutti vabbè. Quanti loro. Poi si danno colpa ogni tanto una ripennellata, cambiano nome, ma sono sempre loro. Sono sempre loro. Detto questo, cosa fa questo governo? Noi abbiamo il problema dei cervelli, quindi anche italiani, che sono all'estero. Nel 2019 è stato fatto un incentivo per tutti gli italiani che lavoravano all'estero per tornare in Italia. Ebbene, questo governo cosa fa? Va a ridurre la platea dei beneficiari che sono all'estero che possono tornare in Italia. Quindi che cosa fanno? Cosa c'entra? Riducono, cosa c'entra? Andate a fare cassa sui pensionati e andate a fare cassa anche sugli italiani che sono all'estero, che oggi perdono il beneficio. No, mi faccio dire questo, Brindisi. Loro
con i migranti avevano promesso il blocco navale per bloccare i migranti che arrivano in Italia, quelli li hanno raddoppiati e poi bloccano gli italiani che dall'estero stavano via, tornando in Italia, ritorniamo ancora a quella situazione. Allora, dimezzando gli incentivi, quindi avete fatto il blocco degli italiani, fermo, dubitosa, il blocco dei migranti. No, così no, ha detto la sua, Giubilei. Ma ha fatto tutto un grande calderone, Gubitosa, stavamo parlando del tema degli italiani, dei pensionati che vanno a vivere all'estero per il tema del costo della vita. Devo dire che però, più che i pensionati, massimo rispetto, mi preoccupano tanto i giovani italiani. Ecco, abbiamo detto che hanno tolto gli incentivi. Ma hanno tolto gli incentivi per i rientro. Il problema, Gubitosa, non sono gli incentivi. Il problema è... Come non sono gli incentivi? Il problema è il sistema paese. Il problema è che gran parte dei giovani, purtroppo, si formano nei nostri licei, si formano nelle nostre scuole superiori, si formano anche all'università. Hanno tolto e poi vanno all'estero. Perché c'è un sistema. Ma non è questo governo, ma è un problema che va avanti. Ma Gubitosa, abbia l'onestà intellettuale di vedere i problemi nel suo insieme. Ma non è un problema che nasce oggi col governo Meloni. Gubitosa, da 20 anni il problema dei giovani che vanno all'estero. Chiama in causa il governo. Bignami deve assolutamente dire la sua. Io dico una cosa, io ho una partita IVA adesso, perché adesso il governo sospesa. Con tutto il rispetto, non avrei potuto fatturare se fossi stato in Albania. Chi ha un'impresa non può farlo se non è dentro una che è la più grande, una nazione che è tra le più grandi potenze manifatturiere, con un sistema produttivo sociale. Perché avete gli italiani all'estero e per farli tornare in Italia? Però Gubitosa, lo facciamo finire. Facciamolo finire, per favore. Io non riesco, c'è una domanda, con tutto il rispetto, su una scelta di vita rispettabile, però sto dicendo che l'Italia comunque ancora oggi una delle mete più ambite, con un'eccellenza. Poi, per carità, le scelte noi le facciamo, ce ne assumiamo tutta la responsabilità, ma nel momento in cui c'è una classe, legalità, che decide di fare una scelta, noi diciamo che in Italia ancora c'è. Costretti. Se poi tu dici, se un giovane vuole andare a lavorare all'estero, agli italiani, perché non andatevene, è Gubitosa. Deve andarci. La cosa importante, Gubitosa, ne riparliamo anche di questo, dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità, restate nella zona bianca.